No, regà, Napoli, a proposito, di che squadra sei, Franchi, da Roma o da Lazio? Io so per la tradizione, e la tradizione sapete che è? Oh, Napoli, forza Napoli. Sì, so del Napoli, so del Napoli. Regà, secondo voi questo non è un parcheggio? Guarda, vieni qua. Cioè, la perfezione. Guarda, sto anche con le ruote davanti sulle strisce blu. Cioè, di che stiamo a parlare, raga? È perfetto. No, perché questa mi rema contro. Mi fa muro, mi dice che non è un posto. Ma perché te vedi il bicchiere mezzo pieno, dici? Guarda, sto con le ruote davanti. Ma dietro? State a vincere lo scudetto, eh. Già state a fa festa. Laggiù sta pure a bancarella che bandiere e magliette. Io mi sa che me la compra la maglietta del Napoli. Vabbè, questo è il vomero, regà. E famo panini criminali vomero. Quindi... Ah, non, perché non vai da Mollica o Senza? Perché, regà, non sta il vomero. Voglio fare i quartieri a Napoli. Sarà un libro di fare i quartieri. Ah, regà, c'è passato uno col motorino, senza casco, senza la mano sull'acceleratore, c'era la sinistra, perché con la destra riprendeva. Cioè, c'aveva l'abbrivio che stava andando e con il telefonino con la destra riprendeva ste strisciate dei palazzi. Forza Napoli. Poi, capito, cade e muore, ma era un bravo ragazzo. Salutava sempre. Ma chissà com'è successo. Non faccio con Mollico Senza, pure perché comunque mo' aperto il posto, sta in hype a me de fa le views, regà, con i posti che... stanno in hype sui vari social, proprio non me va, ma non me ne frega niente. Quindi non escludo, magari un giorno ci passerò, lo farò, ma quando cala l'hype e quando tutti, perché stanno pure a farci i video tutti, tutto il mondo, cioè non me va, non sta, non esiste. Però sono curioso di sapere come so effettivamente panini super famosi, dei posti super famosi come ad esempio Puoc. Napoli ve ci ho portato, non vi aspettate le pizze, perché comunque già ci sono venuto e ho fatto le pizze a portafoglio, le pizze fritte. Se vi siete persi i video andatevi a ricercare sul canale, ma sto giro voglio fare panini e rosticcerie, quindi oggi panini vomero. Ma ti pare che mi stai a guardare la mano che picchietto il ferro? Quindi oggi panini vomero, poi famo rosticceria vomero. Andiamo se a mangiarsi i panini criminali, va. Si vede Puoc, no? Che sta dall'altra parte della strada. Stiamo a via Francesco Cilea 104. Mo sto Puoc è diventato famosissimo, però so pure anni che sta sulla cresta dell'onda, perché comunque non è che ha aperto mo. Come vedete c'ha la seranda abbassata, c'ha la grafica rossa che è pure carina perché tipo lui è rosso. E apre a mezzogiorno, sono le 11:30. Qua c'è un fermo pizza, regà, che è pizza a taglio. Quindi famo panini criminali vomero. Ma come posso esimermi a prendere un pezzo di pizza a taglio a Napoli? Via Francesco Cilea 137, fermo pizza. Andiamo a vedere che dice. Oh, regà, sto pezzo di pizza messo sul foglio così, guarda che pezzone, patate e salsiccia, 3 euro, ma guardate le patate come sono cotte, regà. Questa è arte, questa è una patata cotta, guarda. Sai qualcosa? Oh, fammi un prest, che qua ci stanno i piccioni, se vedete è cagato, quindi mi cagano sulla pizza. Regà, ovviamente la pizza, vedete come è molto più alta rispetto a quella a taglio romana, in teglia. Guardate sotto qua, le ditate del pizzaiolo che fa impasto. Bella, guarda quanto è ben cotta, le patate ben cotte e le salsicce non risparmiano sugli ingredienti. E sto pezzo qua, vi ricordo, sto pezzone 3 euro. Così a foglio, vai, calda. No, me l'ha dovuta scaldare, questa era già calda. È buonissima, raga.
Ovviamente è tipo una focaccia, una pizza morbida. Ma c'è l'impasto che si scioglie in bocca. Ed è ben cotta. Raga, buona, buona. Le patate sono cotte perfette. Cioè la cottura di tutto è perfetta. Sopra, sotto, dentro, condimenti. L'impasto te danno da qualsiasi altra parte d'Italia. Una pizza così alta, e non parlo di focacce, baresi o pugliesi, quelle si sciolgono in bocca. Non facciamo gli analfabeti funzionali, raga. Non mi mettete parole in bocca che non dico. Sto parlando di pizza in teglia, che se fatta così alta da qualsiasi parte d'Italia, compresa Roma, è immangiabile, è chewing gum. Questo impasto qua si scioglie in bocca. Ragazzi, scrocchia. No, vabbè, giù, veramente, off cam, cioè, assaggiala. Un assaggio. Questa, raga, è una pizza da 8,5, ma pieno. Ma proprio super pieno. Ma mi voglio anche tenere in stretto, perché cioè, prodotti così non è che ho avuto modo di assaggiarne tanti e quindi di avere termini di paragone. Ma a 3 euro così, ma a caso, perché è pure quello che dobbiamo contare, a caso, completamente a caso. Io devo fare puoc, oh, vedi qua c'è una pizzeria che fa la pizza in teglia. Dammi un attimo la telecamera, cioè prova sta roba. Già l'odore. Cioè, a stai a sentire che roba? È spaziale. La patata al forno cotta da Dio. Buonissima. È spaziale. È incredibile. Interessante il fatto che a Napoli, questa è la prima volta che io mangio una pizza in teglia a Napoli, perché di tonne ne ho mangiate. A Napoli c'è in un modo, a Roma in un altro, a Milano c'è la pizza al trancio, però tutte quante ti riescono a dare... Emozioni. No. Sì, perché ti voglio fare un attimo una DV, nel senso che solitamente io ho deciso pure di smettere di fare partecipazioni eccetera, però lui, che c'ha una pagina Instagram con 3.000 follower, no, che è saporire, però sì, ti trovano. Sì, esatto. Questo qua, saporire, che poi è scritto così. È una cosa, era più una paginetta di mio e mio amico. Due siamo detto, vabbè, che facciamo? Pubblichiamo quello che mangiamo, più per una passione che per lavoro. Perché tu sei chef, sì, sommelier, sì, e c'hai un ristorante e due proprietà, però non a Napoli, in Basilicata. Esatto. Ve lo presento perché è uno che mi ha dato un sacco di dritte questi giorni a Napoli, soprattutto, sapete, su, mo, oggi mi fa da infiltrato, perché se io entro da Buoc mi sparano in petto. Sicuro c'è il santino tu attaccato. Il santino tu non wanted. Puoi. Tu non puoi entrare. Però invece mi ha dato un sacco di dritte sulle bevute, che sapete che insomma io a sera una cosa me la devo beve. Mo, concentriamoci sul video, regà. A lui vi ho presentato, mi farà da infiltrato. Panini, criminali, vomero, Buoc, loga nera e Panamar per pesce. Allora, iniziamo subito a mangiare, raga. Però siccome Puoc è ancora chiuso con la seranda abbassata, mentre lì Loga Nera riesce a zoomare sempre in via Francesco Cilea, sembra già aperto, quindi proviamo a prendere prima il panino qui da loro. 11 euro di cui 1 euro di acqua, mi hai detto, no? Acqua, sì. Ed hai preso praticamente la bottiglietta d'acqua e il panino classico, il package. Okiro, ci siamo, busta, sacchetto. Burger. Il pane mi piace. Hamburger, cipolla caramellata, cheddar e bacon. Hamburger, bacon, credo cotto proprio bene. Cipolla caramellata, cheddar. L'hamburger, regà, è cotto bene. Hamburger di Podolica, scrivono loro. E hamburger di? Podolica. A vederlo è un bel panino, eh. Il pane è scongelato male. Peccato. Vedete qua quanto è rimasto bianco? È una cosa che ho riscontrato anche un'altra volta. Cioè, è ovvio che se è una panineria fai 1000 panini al giorno. Sì.
usi i pani congelati, però un po' più d'attenzione in questo. Perché il pane mi piaceva anche, ci vuole poco, basta poco, guarda quanto è bianco qua. Sì. Vero? La qualità della carne mi piace, come è cotta mi piace, il bacon è cotto bene. La cipolla caramellata si sente ma non offende. No. Non copre il tutto, Diani. Grazie. Gli trovo due difetti. Il pane. Il pane che... Pure sopra è cotto bene, sotto... E proprio all'interno. Non mi anche una volta che era... Mannaggia, perché è proprio ti stai a perdere in una cavolata. Sì. E... Dimmi se sbaglio, ovviamente, visto che poi tra l'altro sei appunto pure chef, c'hai un ristorante. L'altro difetto che io trovo è la mancanza comunque di una salsa loro, sì, che accompagna il tutto. Anche se la cipolla è abbastanza umida, quindi non ti resta secco. Assolutamente, però ci sono delle parti dove non prendi la cipolla che sì, ti rimane secco. Sì. Una salsa ci doveva essere e qui invece non c'è proprio. Sì, no, non c'è, non è prevista proprio, nemmeno, non c'è proprio scritto. E quindi però rimane il tutto asciutto, cioè è un panino che senza salsa è concepito male. Ed è un peccato perché la carne è buona, è cotta bene, il bacon è cotto bene, le cipolle ci stanno. Mannaggia, mi viene da dire, perché il panino è buono. Sicuramente si prende un bel voto, però non si prende un gran voto perché... c'è proprio questa mancanza della salsa che è una mancanza. E il pane... io un po' rosico, però non ne faccio magari in dramma. Diciamo che hanno pure appena aperto, forse. Ma uguale, sì, quando, no, se tu metti un orario, dici di aprire a mezzogiorno, non c'è o appena aperto, perché tu devi essere già pronto da molto prima. Cioè, se a mezzogiorno è aperto, io a mezzogiorno mi devo poter prendere un panino perfetto. Altrimenti metti mezzogiorno e mezza, cioè nel senso nessuno te... l'hai messi tu gli orari. Quindi il mio voto per questo panino... e per l'oca nera è 7,5. Sì. Perché non è un panino da 8,5 sopra l'8, perché gli mancano queste cose, però è un buon panino, quindi non gli posso dar manco meno di 7,5. Quindi l'oca nera, 7,5 pieno. La regista mi dice: facciamo questo pezzo, siediti sulle scale, siediti sulle scale, siediti sulle scale. Ma poi c'è la cacca, guarda, mi dice siediti sulle scale. Siediti sulle scale, mi dice siediti sulle scale che viene più carino. Cuoca aperto, andiamo in missione e ti aspettiamo alla piazzetta dopo. Benissimo. Oghiro, il packaging. Il packaging di Book è molto bello. Allora, stavolta hai preso due panini. Due panini, sì. E hai speso 17,50 euro. Quindi un panino l'hai pagato 8 e uno 9,50. Quello che hai pagato 8 è il Winter Mania. Sì, che è praticamente doppia provola impanata nei cornflakes, fritta, friarielli, maionese e salsa ai friarielli. E poi il Demogorgon. Hamburger di maiale a 9,50 euro. Punta di coltello, provola, friarielli anche qui, maionese, patate dolci fritte e maionese all'aglio. Questo qui che è con? Questo è quello vegetariano, praticamente. Questo è quello vegetariano, quindi provola, c'è una godoletta. Fritta nei cornflakes, salsa ai friarielli, maionese e friarielli. Friarielli. Due belle fette di provola affumicata. Salsa che mi hai detto? Ai friarielli. Ai friarielli, bella, oh. Quindi questo è vegetariano. Sì. Paradossalmente è quello che io preferisco. Addirittura. Nonostante io non sia vegetariano. Vale? Porco Giuda. Senti, la provola è fritta bene. Non rimane neanche troppo oliosa, asciutta. Tra l'altro penso l'abbiano appena fritta. Perché... qua ci stanno un bel comparto di salse, oltre che i friarielli, la salsa dei friarielli che accompagna bene tutto. E penso che Pucco è l'unico che, almeno qua in zona, che fa i panini con le salse comprese, che non te le devi aggiungere tu, è già finito, poi le devi solo mangiare. Questo è un buon panino. Maiale, sempre friarielli all'interno. Sempre lo stesso bun. E patate dolci fritte e maionese. Ah, madonna. Qua ci hanno messo un casino della becca di patate dolci fritte. Prova la friarielli. Hamburger cotto, credo bene. Ma andiamo a vedere l'interno.
Troppa roba, non ammazzo l'hamburger. È carico. Secondo me troppo carichi. Perdi il gusto delle cose. Qua io invece trovo il friarello che è troppo amaro, c'ha una nota troppo d'amaro. L'hamburger non si sente, con tutta sta bravola, le patate dolci. Si copre un po'. Riconosco che è un buon panino. Cioè riconosco che è un buon panino. A mio gusto personale io non mangerei mai un panino del genere. Non mi piace a me, perché non mi piace troppa roba, non mi piace che non sento assolutamente nella maniera più assoluta la carne. Vira quasi proprio sull'abbondanza di ingredienti e quindi il food porn a caso. Non lo considero food porn perché comunque mi ci metti i friarelli e mi ci metti una carne cotta bene. Però non è un panino che a me piace. È un hamburger più simile alla salsiccia che fanno qui a Napoli, quindi tagliata. Tagliata grossolana, lo vedi? Sì, esatto, è proprio quasi una salsiccia. Sì. Tagliata grossa, vedi? Infatti è battuta a coltello. Sì, infatti lo scrive pure. Sì, sì, no, ma infatti, cioè, quello che voglio dire io è un buon panino? Sì. Ti piace? Cioè, mi piace a me? No. Sono d'accordo, tra i due per me quello è superiore. Quello sì, anche io lo trovo superiore. Dopodiché la composizione è giusta, il panino non scappa, però appunto no, troppi friarelli che gli danno troppo una nota d'amaro e troppa provola e patate dolci che non si sente assolutamente la carne, che invece una salsiccia battuta così a coltello, perché è di maiale, quindi salsiccia si può chiamare, che poi è una forma hamburger, e cotta bene, vedi che la carne è cotta, perfetta, è un peccato. Detto questo, riconosco che è un buon panino, quindi comunque già siamo sull'8 secondo me. Cioè, come voto io a Puoc, considerando anche il panino invece di prima che mi è piaciuto, gli darei 8. Sì, pure per me, secondo me, l'8 ci sta bene. Quindi per me Puoc è 8. Rettifico un attimo il mio voto, perché comunque adesso che l'ho mangiati sono dei panini, li trovo parecchio pesanti. Quindi io levo una cosetta, non 8 pieno ma 8 meno. Comunque, buoni ma pesanti. Questa è Via Scarlatti, alla fine di Via Scarlatti, al numero 46 c'è Panamar. Panini col pesce? Sì. E panini col pesce sia. Vai. Vale. Beh, il packaging è interessante, vero Chiro? E anche plastic free con la mollettina di legno. Sì, non danno bottiglie di plastica, ho letto dentro, danno la bottiglia di vetro, non disperderla, quindi c'è un po' di attenzione questa cosa. Totale hai speso 9 euro per un panino come? La baccalà fritto in crosta di olive taggiasche e con flakes. E con flakes. Salsa alla puttanesca. Salsa alla puttanesca. Insalatina di aneto, basilico e songino. Insalatina di aneto, io impazzisco per l'aneto. Noto comunque che i prezzi dei panini a Napoli, almeno all'asporto, sono più bassi a Roma. Però comunque siamo sotto i 10 euro, a Roma trovi i panini a 12, 13, 14 tranquillamente. C'è una cosa di più alto ovviamente, con la tartare di tonno, la tartare di salmone. Bello il packaging, sono tutti i passi molto curati con il packaging. Bello sto pomodoro. Il tovaglioli stavolta glielo ho chiesto, ce l'ho messo. Ce l'ho messi. Bello sto pomodoro. Ti che bello, pomodoro, e senti sì. Che profumo. E senti che profumo. Ho sporcato tutto. Allora questo lo leviamo. Qua farà un disastro. Sugo cotto alla perfezione. Olive e capperi importanti. Baccalà buono. Ci dovrebbero essere le olive dentro, se ho letto bene. Questa a gambe larghe, fratà. Molto buono. Questo è proprio un bel panino. Cotto bene il baccalà. È ancora umido. Il sugo è fantastico. Il sugo è strepitoso. È un piacere mangiarsi sto panino. Buono, eh. Equilibrato, fresco, buono, si sente tutto. Fosse fatto con un pane pane gli avrei dato anche voti superiori al 9. Infatti la frittura scura è proprio perché è una panatura alle olive che magari... Sì, esatto, che gli danno quello scuretto. Quindi non prende un voto superiore a 9 solo per il pane, perché se avessero messo un pane del forno, scrocchiarello, sarebbe una stato... Rosetta. Sarebbe stato... Però buona. Buona, sarebbe stato un panino divino, divino.
per il pane gli do 9, ma è un panino da 9 perché è equilibratissimo, è cotto bene, è fatto bene, prodotti di qualità, perché c'ha le olive, i capperi grossi, si sente, non le olive del barattolo. No, le olive del barattolo dell'Eurospin, si sente tutto distintamente, la frittura nonostante il pomodoro scrocchia, non è ammollata dal pomodoro, quindi che cavolo gli volevo dire a sto panino? È un panino perfetto, il pomodorino buono, è un panino perfetto, è un panino da 9. Cambiassero il pane sarebbe un panino che arriva a 9 più, 9 e mezzo. 9. È il panino più buono che ho mangiato oggi. Sì. Un signor sì, panino. Molto, molto buono. Bravi, complimenti. Credi che io ci ho venuto forse una volta qua. Ma questa è una catena? No. Un franchising? No, è solo questo punto. Questo punto, sì. Poi non so se hanno aperto altre parti a Napoli, ma loro erano piccolini, poi si sono allargati, hanno preso il secondo locale a fianco o il terzo, che vedi, qua sono 3 vetrine. Sì. Erano prima una vetrina sola, poi sono allargati, a fianco c'è una libreria, sì, sì, sono gli spazi. 9 complessivo di packaging, cioè tutto, è tutto perfetto, cioè una bella esperienza. 9 euro, 9 euro, regà. Tra l'altro il baccalà adesso è arrivato a prezzi... È vero? Folli. Panamar, 9. Ragazzi, panini Pomero, lo chiudiamo qua. Perché c'era un altro posto, ma credo abbia proprio chiuso definitivamente. Box Burger. Sì, perché è sempre chiuso. Adesso gli orari su Google non si capisce. Grazie sempre per vedere i miei video. Ci vediamo al prossimo. Oh, grazie, bello. Soprattutto per le tue competenze, per i tuoi consigli e per avermi fatto da infiltrato. Ciao.